Bella ragazzi, qui è Cotto 122 e oggi siamo su Sumotori Dreams, la prima volta che mi riesce a dirlo per bene. Allora, di tutto volevo dire, questo è un gioco scaricato da Softonic, cioè una demo, con una mappa sola, io contro un altro mino molto stronzo, che se Bandicam non mi avesse annullato l'errore di registrazione, sei riuscito a farvi vedere come lo sfottevo per bene. Però Bandicam è un programma di merda, però che mi tocca usare. E boom. Non l'ho lanciato io, stavo scherzando. Dicevo che è un programma di merda, sì. Comunque, se ce la farò a batterlo, ve lo farò vedere. Volevo dirvi delle altre cose. Come l'audio sicuramente lo sentite migliorato perché sono riuscito a risolvere il problema che persisteva. Quindi l'audio è migliorato. Poi, prima che scada il tempo, volevo dirvi: alcuni di voi mi hanno chiesto di mettere una webcam per vedere la faccia che faccio quando faccio tutte le mie stronzate. Però ve lo volevo dire, io ho il portatile con Windows 8, bello, nuovo. Però la webcam fa cacca di cazzo per essere fini. Comunque, ora incominciamo perché non l'ho lanciato io, eh. Non sono stato io a romperlo, signora. Signora, no, non mi prendo, non mi prendo, non mi prendo. Scusi, scusi, no. Signora vuole litigare allora? Sempre sei una signora. Ah, vi devo dire alcune cose di questi mini. A loro piace ingrupparsi molto. Piace fare gli spastici, adesso forse vedrete. Tipo al mio gli piace farli la fava alla signora. Perché sapete, la signora è un trans. Guardate lì come si rialza di merda. Visto? Mi schiaccia la faccia a me questa troia. Troio, troio, non ho detto il trans, non so se si possa definire. Mi piace molto buttarsi di sotto a questi mini, che ora forse ve lo farò vedere perché sono abbastanza vicini al bordo e se vanno più indietro. Il mio ride giustamente perché è spastico quest'altro. Comunque, ci perdiamo tutto il divertimento se vi faccio vedere come si butta di sotto perché siamo già a 3 minuti. Ragazzi, questo è un sogno che si avvera. 3-0, mai successo nella storia di Koto TV Channel. L'avevo già fatto, stronzo. Infatti, io la gufo. Ogni volta che dico mai successo nella storia, è come se la gufassi e perdo. Ma sono sempre in vantaggio, stronzerello. La tattica giusta è aspettare. Poi la tattica giusta, ragazzi. Non ci credo. Non ci ho vinto. Però avrei perso 4-1. Questo stronzo sta per assaggiare la mia vendetta sconfitta. Per Spartak. Ragazzi, devo togliere il microfono. Aspettate, aspettate. Devo insultare. Ok, basta. Non mi avete sentito. Che cazzo sta facendo? Ecco ragazzi, questa è una chiara dimostrazione della spasticità che hanno i giocatori di questo gioco. Visto? Fa bene a deridermi quell'altro. Ah, vi faccio vedere un'altra cosa. No, cazzo, non single player! Se no la signora mi ammazza. Si può giocare anche in cooperativa. Stavolta è rimasto intero. In cooperativa, in due, sulla stessa tastiera, sullo stesso computer. Avete visto che stronzata? Giù! Wii! Sardaccion! Boom, 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 boom! Ok, adesso vi farò vedere come si buttano di sotto. Ora, quello bianco non lo stava comandando nessuno. Dai, alzatevi. Devo farvi vedere come si buttano di sotto, prima.
Vediamo come distruggono il cancellino. Puttane. Ragazzi, è vero che Gravity Bone avete detto che era no sense, ma non potete dire di questo che non sia no sense. Dai, dai, vieni lì dietro. Sì. Guarda, l'avete visto quello bianco? Oddio. Dai, vieni avanti, imbecille bianco, bastardo, puttana. Ah, il mio non va da nessuna parte, però così. Figlio di troia, dovevi venire avanti. Beh, facciamo un secondo incontro con l'omino bianco. Così per dire. Ah, ragazzi, poi volevo dirvi che farò anche un sequel. Qui vedete con la webcam la mia faccia, la mia bellissima faccia. No, stavo scherzando. Dove dico i giochi che farò, insomma, un po' i progetti che ho. Tutto però dopo la scuola, insomma, perché cioè ora non posso permettermi di prendere butti butti, infatti dire di no. Posso vedere? Sì, dai, dai, ora forse no. Sono troppo spastici per buttarsi di sotto. Per il duce! Vaffanculo, duce di merda. Se qui se c'è qualcuno che mi sta ascoltando e è di idee fasciste, sono cazzi suoi se gli ho offeso il nonno. Tipo la Mussolini. Dai, vieni, stronzo, vieni. Io sto andando via, Ma che cazzo fai il verso di mettere a pecora qualcuno? Abbiamo detto che sei una signora trans. Beh, in effetti potresti. Di testa! Ah, bella, dai. Sfottiamo sto figlio di troia per bene. Sta figlia di troia. Però non so se si possa considerare maschio. La tattica giusta è buttarlo di fuori. Perché? Ragazzi, non so che cosa mi stia prendendo. Cioè, ha preso qualcosa, sì. Si è messo a pecora. No, perché sta andando benissimo. Cioè, sto andando benissimo. Insomma, non tanto. Cioè, mai visto Cotto 122, ragazzi, che riesce a tenere testa all'omino bianco di su Motori Dreams. Dai, vieni, stronzo, vieni. Se vuoi litigare, vuoi litigare, stronzo? Vuoi litigare? Visto? Fai male a litigare con me. Fai male a litigare con me. Io posso stuprarti mamma. Vieni, vieni, stronzo. Poi perché batti mani per terra? Eh? Anch'io batto mani per terra. Vaffanculo, vaffanculo. Avevo vinto io, puttana. Ti dimostrerò cosa vuol dire battersi con un vero uomo. Ok. No, ragazzi, no. Non posso assolutamente perdere. No, stronzo, te non mi fai perdere. Giuro che se... Madonna! Sì! Sì! No! Porca troia, è vero. Quando si arriva a 4-4 c'è sempre un round in più. Merda! E chi se lo ricordava? Guardate la mia torre. Ballonzola. Ah, una volta tipo... Sì! Sì! Incolati! Incolati, stronzo! Sì! 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 Beh... Che cazzo vi fate, Ninchino? Questo è veramente un gioco, nel senso. Ok, il tempo sta per finire, ragazzi. Un gioco veramente no sense. Beh, dopo questa esperienza giuro che non farò mai sumo. Addirittura mi hanno anche sparato una palla in culo. Beh, ragazzi, a questo punto vi dico una bella cosa. Lasciate un commento, un mi piace, e se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Da Cotto 122 è tutto. Bella, ragazzi.